Ciao a tutti da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco, che è una chiacchierata fatta da chi ama la dance italiana come me, ai protagonisti di questo filone che ancora oggi sta avendo un successo incredibile. E con noi in questa puntata sono veramente emozionato perché è da un po' che sto dietro a loro, soprattutto a lui, che è il leader dei Canton, che è cantante, autore, Marcello Semeraro. Ciao Marcello! Ciao, piacere, finalmente siamo riusciti a fare questo collegamento. Sì, dai! Speriamo che regga, perché sai che ogni tanto se ne vanno. Sì, dai, cerchiamo, dai, poi si fa veloce, dai. Intanto grazie veramente di aver accettato, te lo dico con tutto il cuore, questo mio invito. Allora, Marcello, dai, parliamo un po' di te, dei Canto, insomma, come è nato tutto questo? Tutto quello o tutto questo? Cioè, parliamo dagli inizi? Partiamo dall'inizio, dai, certo, dagli anni Ottanta, dal tuo, diciamo, come ti sei avvicinato alla musica, come ti sei È avvicinato nato anche alla musica. come la maggior parte dei gruppi sono nati suonando in cantina a 16 anni, cercando con di prima per divertimento, poi cercando di fare i concertini, e poi è venuta la voglia di fare le cose sul serio. Ci siamo dati un paio d'anni di scadenza. Abbiamo comprato attrezzature un attimino più professionali per quanto si potesse fare in cantina allora, e abbiamo fatto dei provini un attimino più carini di canzoni che avevamo scritto noi. E con quei provini, fortunatamente, siamo riusciti a entrare a Castrocaro, che Castrocaro esiste ancora oggi, però insomma, una specie di allora c'era solo Castrocaro, che era come X Factor, diciamo, no? Venivano presentati i cantanti nuovi, c'erano le case discografiche che selezionavano quelli che a loro avrebbero potuto interessare. E quindi da Castrocaro è andata bene. Ci hanno scritturato, la nostra casa discografica di allora ci ha scritturato subito e ci hanno proposto di andare appunto al Festival di Sanremo, portando una canzone che loro avevano in catalogo, che è di Enrico Ruggeri, che si chiamava Sonnambulismo, e la quale canzone ci è stato permesso di comunque arrangiarla. C'è qualcosa che non vedo più. Sei stato tu a cambiare? Ti faccio vedere la Ah, va copertina del bene, disco. certo, Sì. eccolo lì. Esattamente. Lì siamo a quella foto, l'abbiamo fatta al tramonto sulla terrazza Martini a Milano, in cima a un grattacielo lì che c'è le cose. Ah, ma senti. Sì, con Guido Arari, grande fotografo di tutti i musicisti italiani, insomma, proprio. Lavora ancora adesso, un grande, e era già un grande allora, adesso è un mito, insomma, vabbè. E ti dicevo, con questa canzone ci siamo andati a Sanremo e ci hanno permesso di arrangiarla e trasformarla nella maniera in cui più a noi piacesse, e ovviamente era allora in stile new wave elettronica, che era il nostro punto di riferimento, quello che a noi piaceva di più in quel periodo. E cosa molto atipica per Sanremo, un po' come i Måneskin 2 anni fa, no? E nel senso che porti una cosa che è talmente fuori dalle righe che o ti va benissimo o va malissimo, capito? A noi è andata benissimo come i Måneskin, e siamo andati diretti in finale con i Big, perché insomma era una di quelle edizioni in cui ci sono i Big e le nuove proposte, poi le nuove proposte che passano alla finale si uniscono ai Big e fanno la serata finale Mi insieme. ricordo, sì, mi Bella ricordo. mazzata. E quindi poi è andata benissimo, perché insomma, in fondo, noi siamo arrivati, ti dirò, ufficialmente quarti, ma in realtà secondi, perché ci avevano già detto che eravamo secondi. Poi, stranamente, 5 minuti prima della premiazione, ho detto: no, no, siete quarti. Queste cose succedono, no? Sì, dai, non entriamo, in questi meandri. Io continuo a dire che siamo arrivati secondi, perché io so che i numeri ci davano per secondi, capito? Poi c'è stato quelle cose che succedono, per cui diventi chissà perché quarto, però dopo i numeri l'hanno dimostrato, perché insomma poi alla fine del gradimento radio noi eravamo effettivamente secondi dopo Eros, che era arrivato primo, Certo, come era promesso, era il suo primo Sanremo anche lui, era lui nelle nuove proposte con noi quell'anno. certo. Qualche aneddoto particolare sul palco? Sul palco di Sanremo? Sì, qualche aneddoto, c'è qualche Sul palco? ricordo Sì, carino? sì.
No, io mi ricordo benissimo e ora non dimenticherò mai questa immagine di noi dietro a dunque, quell'anno c'era un palco per le band separato, un attimino sopraelevato rispetto al palco grande sotto, perché ce n'era uno un pochino così, con un siparietto personale che veniva giù, tu ti preparavi lì dietro prima che. Mentre l'altro cantante stava finendo, e io proprio ho questa sensazione bellissima di quando ero dietro a quel siparietto. La gente mi dice: Ma non avevi paura? Dice, no, non avevo paura, tutt'altro. Ero sovraeccitato, sì, ero nervoso nel senso, ma dalla gioia dell'eccitazione, perché non vedo l'ora che si alzasse questo sipario e finalmente potessimo cantare e presentare la nostra musica a 20 milioni di telespettatori. Che ero ben conscio di stare dall'altra parte delle telecamere, oltre anche al teatro Ariston, insomma. Che tra l'altro poi Sonnambulismo ha avuto un successo enorme, è stata fatta anche una versione anche in inglese. Abbiamo fatto la versione in inglese, Sleepwalking, esattamente, per esportarla in Belgio, in Germania, non mi ricordo dove è andata. E in Messico è andata a finire di qua di là. E la versione maxi single, come si faceva allora, no? Che erano poi quelle versioni extended, E più dove lunghe. entravano le varie parti strumentali, poi c'era il remix, poi c'era questo, quell'altro, insomma, come si usava. E insomma, poi quell'anno abbiamo fatto tutte le promozioni del caso che si fanno dopo Sanremo, dalla Carrà a Costanzo, Buona Domenica, Disco Ring, che cavolo c'era? Sì, non me ne ricordo più Ma ti tutti i nomi. ricordi la tua ospitata più bellina, più carina? A Pronto Raffaella, forse. Pronto la sfera. Perché a Pronto Raffaella era un programma iperseguito e poi c'era l'intervista con lei sul divano proprio. Era una chiacchierata sul divano proprio con lei lì. Quindi, insomma, mentre in altri programmi venivi solo presentato e magari il presentatore del programma presentava fuori campo e tu facevi la tua cosa, ti registravano, poi montavano. Invece lì della Carrà era proprio tutto in diretta dal vivo ed era molto, molto carino. Poi comunque eravamo nel salotto più seguito d'Italia allora, Certo, quello ovviamente, sì, un ricordo anche bellissimo anch'io. ovviamente certe cose poi insomma Comunque. restano dentro e quando sei lì ti fanno molto piacere, te ne rendi conto perché sai che sei in un momento importante per te, no? Perché se ci sono trasmissioni grosse e molto seguite, Certo. poi dopo sono state tutte belle, perché quelle grosse sono state tutte belle. C'è stata Buona Domenica, ovviamente, da Costanzo, che è stato molto bello anche quello. C'è stato Disco Ring, che allora c'era Disco Ring, poi su Canale 5 c'era un'altra su Italia 1 che non mi ricordo più come si chiama. Era famosissimo anche quello, dove facevamo tutti i video sempre, sui pomeriggi alle 2. Vabbè. Grandi, grandi ricordi sicuramente, Marcello, grandi Bello, ricordi. è stato molto bello. Comunque, ecco, insieme a te, non abbiamo detto i nomi, c'era Francesco e Era Stefano. Francesco Marchetti e Stefano Baldo, Ecco, i quali ora non fanno più parte dell'organico attuale, cioè Francesco è stato parte del primo dei due nuovi progetti che io ho realizzato dopo la reunion, che è l'album che si chiama Ci poi ne Saremo. parleremo, poi ne parleremo, dai. E invece Stefano, poi come bassista abbiamo preso un ragazzo che collaborava con noi già da allora, Alberto Masella, che è diventato il nuovo bassista perché Stefano si è trasferito in America già subito dopo che abbiamo smesso di suonare, poi lui si è sposato là, vive in Canada adesso, insomma, quindi. Ho capito. E arriviamo al 1985. 85, Please Don't Stay, il mio preferito. Eccoci. Ecco qui il mix di Please Don't Stay. Quelli lì siamo proprio noi. Quelli Lo lì siamo so. proprio noi. Più noi qui che noi di sonnambulismo, hai capito? Cioè io mi ritrovo molto più qua, perché questa è una canzone che ho scritto io. È una canzone pensata e fatta per. Secondo i nostri gusti, nella maniera più libera e più autonoma possibile, e abbiamo potuto fare anche
la copertina come piaceva a noi, in genere proprio New Wave, eccetera, eccetera. E abbiamo arrangiato il brano noi questa volta, e quindi insomma, vabbè. E Che poi spettacolo. insomma, questa qui ha avuto un successo grosso, 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 perché. Questo è uno dei miei, Marcello, uno dei miei dischi preferiti, eh? Cioè veramente, ho il cuore assoluto, ho i 45 giri piccolo, il mix che io tengo in modo proprio geloso e vi faccio vedere, amici ascoltatori, veramente questa bellissima copertina. Ecco, guardate questi ragazzi giovanissimi e poi anche nel retro, bellissimo, guardate, bellissimo, col Ah, testo. vero, vero. Il Guarda, testo, sì. guarda, guarda, guarda. E c'era anche il testo del Esatto. brano. C'era anche il testo. Sì. You know, you call Latin. Lighten up your night, you know you could win the fight. No, dai, aspettavo. Mi fa emozionare, Marcello, grandissimo. Grandissimo pezzo. Tra l'altro c'è una differenza tra la versione mix e i 45 giri, perché la versione mix c'era diciamo, quel suono di fondo che Sì. No, non c'era nel 45 giri. secondo me c'erano i 45 giri, però lì l'abbiamo tirato fuori e messo, fatto suonare nei 45 giri è dentro, è molto Ah, mixato. ok. Lì abbiamo preso alcuni suoni come si soleva fare e si mandavano da soli, capito? E quindi facevano quel lavoro lì in particolare di sintetizzatore che va da solo e staccato dal resto della linea di arrangiamento, allora lo si notava di più, insomma, vabbè, così si facevano i mix, no? Si tiravano fuori Sì, certo. Hai qualche le aneddoto varie. legato a Please Don't Stay? Qualche aneddoto? Tanti aneddoti legati a Please Don't Stay, guarda, la prima, allora, innanzitutto, pensa che Please Don't Stay è uscito, mi pare, a gennaio, febbraio, gennaio, e non ha fatto nessun successo fino a giugno. Non sappiamo perché. Però così è stato. Infatti eravamo tutti molto delusi e preoccupati. Poi a maggio abbiamo fatto Azzurro, che era una trasmissione che si faceva a Bari per introdurre quelli che sarebbero stati poi i partecipanti al Festival Bar, Sì. la Legata. E Sì. da lì, boh, lì è partita, capito? Non chissà Partita. perché, però è bastato fare quella trasmissione lì. Tutte le altre non sono servite a quasi niente prima, hai capito? Sì. La si sentiva, però lì ha fatto il boom, quindi da gennaio a maggio praticamente poco e niente. Poi a maggio esplosione totale, da lì siamo entrati al Festival Bar, abbiamo fatto, e mi ricordo benissimo, la prima e l'ultima delle tappe che ne abbiamo fatte tante, ne abbiamo fatte 6-7, che per un partecipante erano molte allora, perché non è che tutti le facevano tutte. E la prima è stata a Siena, in Piazza del Palio, bellissimo. Vicino a casa mia. Vicino a casa tua, e con la piazza gremita, ma ho dei video bellissimi di quella. Qualcuno, forse li troveranno qualcuno in internet. Se uno c'era Canton, è che una volta c'erano tutti, poi per questioni di diritti d'autore, qualche casa Sono stati discografica li ha fatti tolti. cancellare. Però, perché questo qualche anno fa, quando erano, cioè tipo 10 anni fa, all'inizio di internet e di YouTube, adesso penso che non cancellerebbero mai più niente perché ormai si trova di tutto e le case correve lo lasciano su perché hanno capito che conviene. Ti conviene, dai, conviene, conviene. E comunque, insomma, questo lo dicevo perché c'era questa bellissima prima puntata del Festival Bar a Siena e poi finalone all'Arena di Verona. Che emozione, Marcella Verona. Bellissimo, bellissimo, anche perché siamo usciti subito, aperto a Nox e poi siamo usciti noi. Che bellissimo. Quindi diciamo che il pubblico era lì, capito, pronto per fare casino. A Nox ha fatto una delle sue canzoni, però non era una di quelle molto tirate, quindi questi avevano voglia di scatenarsi, capito? Quando siamo usciti noi, wow, sono saltati tutti per aria. Nella registrazione si sente proprio il coro sotto di tutta Sì, l'arena che canta insieme a bellissimo. noi, eccetera. È stato proprio Che bello. bello, che bello. Casino, Madonna. Bello. Grazie Marcello per queste emozioni che ci hai dato. È stato bellissimo anche per me, figurati. Poi sempre l'85 è uscito Stay With Me.
Sì, però diciamo Che ha un registro perché. completamente diverso, perché qui c'è Stock Beh. e Waterman. Ma ti dico perché. Ti dico, noi avevamo sempre l'occhio sull'Inghilterra, che è sempre stata la nostra fonte di ispirazione musicale. E volevamo un produttore inglese per fare il prossimo pezzo, perché volevamo fare il salto di qualità. E eravamo a Londra per promuovere Please Don't Stay, perché Please Don't Stay è uno dei pochissimi pezzi italiani, potrei dire l'unico forse, in quel periodo, perché tutti la Italo, come si chiamava, Italo Dance, queste cose qui, riuscivano ad andare in Germania, riuscivano ad andare, capito, in Francia, in Belgio, questi qua non anglofoni, capito? Però nella patria del pop rock, che è l'Inghilterra, non ci si arrivava con l'Italo Dance, perché loro vogliono pop rock, capito? L'Italo Dance è uno scimmiottamento, ha delle cose del pop rock, però ha delle cose che non lo so come dire. Io direi che è la musica leggera del pop rock, invece è la parte. Invece, secondo me, Please Don't Stay aveva l'anima pop rock proprio, e per questo gli inglesi l'hanno notato e siamo andati in classifica in Inghilterra, cosa veramente rara, capito? Mentre eravamo là per la promozione. Per fare alcune radio delle cose che c'erano là, la nostra casa discografica aveva preso contatti con vari produttori che a noi piacevano. Pete Waterman era libero, aveva del tempo, diciamo, era appena uscito You Spin Me Round dei Dead or Ah, Alive, live, certo, sì. quindi siamo tornati su qualche mese dopo. Per fare, cioè lui l'abbiamo conosciuto quando eravamo su per la promozione di Please Don't Stay, grazie a Please Don't Stay. Se Please Don't Stay non fosse andata a finire fino in Inghilterra, noi non saremmo probabilmente riusciti a conoscere Pete Waterman e a fare quello che dicevi tu, il prossimo singolo, che era Stay With Me. Sì, eccolo, lo faccio vedere il mix con questa bellissima foto di questi ragazzotti giovanissimi e questo è il retro. Stay with me. Grande pezzo anche questo, grande pezzo, grande, grande pezzo. Molto Bellissimo pezzo. ricercato. Pensa che questo pezzo è il pezzo che più mi dà l'agrodolce. Perché? Perché questo pezzo era venuto benissimo, tanto bene che la nostra casa discografica italiana, l'Ariston di allora, era riuscita a dare la distribuzione alla CBS, che è la Sony Music attuale, per tutto il mondo. Hai capito? Quindi questi, cioè, pezzo cantato in inglese, prodotto da un produttore inglese, gruppo italiano, però anglofono, eccetera. E quindi questa cosa era. Io a casa ho un 45 giri stampato già con l'etichetta, con scritto non Ariston, sono scritto CBS, canto Please Don't Stay. Si erano presi la briga di rifare la copertina un po' più a gusto loro. Cioè, ci avevano lavorato sopra, non è che erano delle promesse di. Avevano già stampato i dischi, per cominciare con la distribuzione a livello europeo e poi mondiale. E niente, purtroppo proprio in quel momento lì l'Ariston chiude i battenti, smette le produzioni musicali, restano però in vigore tutti i contratti perché la ragione sociale rimaneva aperta, questioni Va bene, contrattuali, quindi certo. noi non abbiamo potuto passare a un'altra casa discografica, non abbiamo potuto continuare a promuovere Stay With Me, non è uscito più la promozione internazionale. Io sono rimasto con il mio bel 45 giri con lo scritto CBS a casa e lì è ancora. Brutta cosa per dei ragazzi che a quell'età lì, capito, 22-23 anni, punti tutto su questo. Vai bene perché sono andato bene, perché se non sei andato bene, Stay With Me stava andando benissimo, hai capito? E per motivi indipendenti dalla nostra sia volontà, ma anche dalla nostra capacità, perché in fondo noi, io ho sempre detto, i compiti nostri li facevamo bene, hai capito? Nel senso che noi scrivevamo, arrangiavamo e i pezzi fortunatamente riuscivamo a mandarli in classifica, quindi la parte nostra. Però se poi la casa discografica ti chiude tutto quello che sono i supporti logistici e insomma promozionali eccetera, non puoi fare più niente. Quindi abbiamo Certo, dovuto certo. smettere nonostante stessimo andando molto bene. Ecco, questo mi fa rabbia, perché se tu non vai bene, dice va bene, uno, due, tre singoli, nessuno l'ha mandato i tre singoli, arrivederci, grazie, Ok, sì, facciamo festa, ok. però in questo caso no, cavolo, perché le cose andavano molto bene. Vabbè.
Arriviamo un po' allora agli anni 2000, arriviamo. Saltiamo, c'è stata una grande pausa, mi sono allontanato volutamente dalla musica. Veramente ho fatto un album da solista nel 94, con alcuni dei partecipanti, dei componenti del line-up che abbiamo dal vivo adesso per i Canton. Si chiamava Rocker ed era Marci Semeraro e MMS Band, che era il nome. Iniziali della band. Un album che era stato distribuito dalla Sony, anche quello lì, fatto per una piccola etichetta indipendente, distribuito dalla Sony. È andato così benino, insomma. Però dopo io mi sono trasferito alle Canarie, ho abbandonato totalmente la musica, ho detto no, basta, non ce la faccio più a fare le cose non fatte bene, quindi mi sono messo a fare l'albergatore, figurati, tutta un'altra cosa. E ci sono stato per 15 anni a vivere in Spagna, quindi quando sono poco prima di tornare, anzi, io sono tornato in Italia nel 2014, mi pare, 13-14, e nel 2010 Francesco Marchetti dei Canton veniva sempre in vacanza giù da me alle Canarie tutti gli inverni e lui nel frattempo era diventato produttore di dance, aveva fatto dei grossi successi con una cantante che si chiamava Regina, mi Ah, pare. La produzione sua, eccetera, era andato molto molto bene con alcuni pezzi. E io però non volevo fare dance, io volevo fare pop rock perché io ho l'anima rock, cioè, quindi più sì, certi ritmi dance vanno bene se si riescono a mescolare comunque con delle atmosfere che però devono essere rock, quindi a me io sono così. Quindi con Francesco, lui quando ha fatto le sue cose dance, per me non ho nemmeno cercato di partecipare perché non era il mio mondo. E invece poi quando ci siamo ritrovati, ho detto, perché non cominciamo a riscrivere qualche cosa insieme? Abbiamo scritto sei pezzi nuovi, mi ricordo, nel suo studio, che nel frattempo era arrivato finalmente l'epoca di internet, della digitalizzazione, si poteva fare degli studi decenti in casa, degli studi di registrazione decenti con un paio di computer, perché c'erano ormai tutti i programmi, le cose, senza dover andare per forza a metterti in uno studio spendendo dei milioni, come erano gli studi grossi di allora. E quindi abbiamo scritto sei canzoni, le abbiamo scritte così per divertimento, sono venute bene, ci sono piaciute. E ho detto dai, rilanciamo sti canton, gli ho detto proviamo a fare una reunion e via. Però abbiamo messo da parte le sei canzoni nuove che avevamo scritto e abbiamo deciso di ripartire dall'inizio. Cioè abbiamo preso Sonnambulismo. E abbiamo deciso, la riarrangiamo, la rincidiamo, la ricantiamo come se dovessimo farle fare Sanremo oggi, hai capito? Quindi con i nostri gusti del 2010, ci sto parlando, no? 10 anni, 12 anni fa. Quindi abbiamo arrangiato tutto e rifatto completamente, siamo andati in studio, abbiamo rinciso la canzone, abbiamo cambiato tutti gli arrangiamenti, eccetera, ed è uscito così almeno volevamo fare un anello di congiunzione tra passato e presente e futuro. E noi non volevamo, la riunione nostra non è mai stata un'operazione nostalgia o revival o cose del genere, perché non ci sto dentro proprio. Noi abbiamo sempre guardato alle avanguardie, al futuro, al presente, al futuro. La stessa Sonnambulismo arrangiato come era a Sanremo, era una cosa molto moderna, molto all'avanguardia rispetto, ecco. E quindi quello è sempre stato il mio gusto, il nostro gusto. E quindi abbiamo rifatto appunto, preso Sonnambulismo per dire i canti sono tornati, ma sono dei canti nuovi, cioè dei canti evoluti, diciamo, no? Che hanno seguito quello che sono tutte le tendenze musicali che in questi 15 anni passati si sono nel frattempo sviluppate. E quindi abbiamo fatto un bel video, girato proprio alle Canarie, vicino dove avevo l'albergo io, nei canyon là dentro, eccetera. E abbiamo pubblicato Sonnambulismo 2010. Dopodiché mi è venuta voglia di andare avanti, di fare l'album, quindi abbiamo ripreso tutte le canzoni che abbiamo scritto e ne abbiamo aggiunte delle altre e ne abbiamo preso alcune che avevo nel cassetto io. Abbiamo fatto uscire Ci Saremo, Sì. E che è il primo album della reunion dei Canton, che è ti uscito nel faccio 2000. vedere la copertina, ti faccio Anche quello qua. vedere questo Canton Ci Eccola lì. Saremo. Eccola lì. Che è uscito proprio fisicamente anche su CD, eccetera.
nel 2015, questo mi pare. E dopodiché, niente, dopo, sai, cominci a fare concerti, cominci a fare qualche piccolo concerto, qualche cosa, e ti viene voglia di andare avanti. E io dopo ci saremo, Francesco si è un po' ritirato perché aveva altre cose da fare, e quindi mi sono messo a scrivere io per conto mio, e tu, i pezzi del resto preso, sai, l'avevo scritta io, quindi insomma. Certo. Anche se tante cose le scrivevamo a quattro mani, però dopo, per questo nuovo progetto, adesso mi metto io a scrivere, e effettivamente è venuta fuori la mia anima più vera, perché scrivendo da solo mi sono reso conto che mi sono liberato da tanti condizionamenti, da tante legami di fare le cose che piacciono anche magari al tuo partner musicale, questo o quell'altro, invece ho fatto proprio quello che io sentivo di fare. E quindi è nato questo nuovo progetto che si chiama Uno su Tre, un singolo su tre ogni tre mesi, che poi è stato ovviamente interrotto dal Covid, però insomma, otto li abbiamo usciti, adesso esce il nono fra qualche mese. E poi la cosa interessante è che avete fatto anche dei contest. Sì, abbiamo fatto. Su allora, Facebook. Come usciva un singolo ogni tre mesi, invece di fare... Allora, io avevo queste 15 canzoni, non volevo chiudermi in studio un anno e poi farle uscire subito. Quindi ho detto, no, facciamone uscire subito una, e che era ancora estate la prima che abbiamo fatto uscire. Mentre andava ancora estate, che è partita molto bene, adesso qui parliamo di un altro circuito, partiamo dal circuito degli indipendenti, perché io ho aperto una piccola etichetta discografica dedicata esclusivamente alla produzione dei Canton. Però è un'etichetta indipendente. Ah, diciamo. È la Cuore in Fiamme? Sì, Cuore in Fiamme. È un'etichetta indipendente, quindi insomma non si hanno con le etichette indipendenti accesso ai circuiti dei grandi network per questioni proprio contrattuali, però si ha l'accesso invece a tantissime radio di qualità, di media portata o portata regionale, queste cose qua, e lì è andata molto bene. Ancora estate con il suo video, dopodiché abbiamo cominciato a dire ma adesso cosa facciamo? Siamo fermi, andiamo avanti, aspettiamo, e poi io ho guardato, ho dato un occhio in America, dove ormai tutti i produttori di R&B, di rap, di queste cose qua, lavoravano, ho visto che si lavorava sui singoli, ormai non si lavorava più sugli album, tu fai uscire tanti singoli e poi dopo alla fine li unisci in una raccolta con due o tre inediti, e allora fai uscire la raccolta più gli inediti, e l'album si va creando mano a mano che escono i singoli, ok? Questa è l'idea. Quindi così abbiamo fatto, i pezzi li avevo tutti scritti già una quindicina messi da parte, in versione super provino, proprio basico, e qua poi ogni tre mesi ne abbiamo scelto uno, l'abbiamo arrangiato e lo facevamo uscire ogni tre mesi. Guarda, un'esperienza bellissima, che continuerò a portare avanti così, perché trattando le canzoni in questa maniera, tu hai sei molto, molto più stimolato, molto più motivato, perché sai che quello che stai producendo è un singolo che sarà singolo da lì a due mesi, ok? Perché un mese di produzione, poi dopo vari master, eccetera, eccetera, poi esce, no? Ok, quindi... non è che stai facendo un album del quale dici ma poi vedremo quali sono i pezzi migliori da far uscire. Quel pezzo stai lavorando, deve uscire come single, quindi deve venire bene, capito? Sì. E quindi ti dà molto, molto più stimolo lavorare in quella maniera lì. Ho scoperto questo modo di lavorare e adesso abbiamo poi continuato a lavorare così. Infatti io... Dimmi, scusa. Ma c'è ogni singolo è uscito con il suo video. Ogni singolo con il video, cosa che non succede magari quando facevi l'album, facevi video per i due o tre singoli, per quelli più pezzi, le canzoni più importanti, possiamo dire più importanti. Invece qua no, capito, io ho otto canzoni, otto singoli, otto video, eccetera eccetera, e così siamo andati avanti. Ma guarda, io mi sono accaparrato un po' nei contest, io sono stato uno dei che... Ah, quei contest li hai avuti tu? Sì. Bravo. Che mi avete mandato tranquillamente in negozio, perché la mia ragazza ha un negozio,
Questi vinili qua, noi abbiamo fatto un vinile per ogni singolo, effettivamente, no? E poi sul lato B si andava costruendo l'album piano piano. E questi qui sono andati, li hanno solo un centinaio di persone, 50 persone, che i primi che rispondevano ai contest, e li abbiamo mandati in omaggio ai DJ, ai più importanti DJ italiani, li hanno. Ma questa è una cosa bellissima da E parte basta. vostra, eh? Li abbiamo mandati in omaggio a loro, cioè abbiamo a tutti i più importanti DJ delle radio più influenti, e poi ai fan che rispondevano al contest, infatti. Infatti, io ho uno su tre, Voglia di te, che è Sì. questo, Poi ok? c'è Poi lentamente. ho questo qui, la quarta Lentamente. realizzazione, che è questa, Lentamente. I ok? deboli. Poi la Vedi quelli lì? quinta, I che è deboli. questa, e poi quella featuring Marceo, Ah, che bella, più sexy. Maseo, tuffo Sì, al cuore, eccolo, vedi? la Questo, nuova. Sì. Sì. eccolo, eccolo qui, eccolo. Questo è un reggaeton, addirittura. Sai, qui ho fatto una fusion di pop e reggaeton. Infatti c'è questo cantante Maseo, che è un rapper dominicano, qua di Santo Domingo, con il quale abbiamo fatto due collaborazioni, una sul brano più sexy, che era uscito per l'altro album, però, e per il quale avevamo girato il video qua, addirittura sulle spiagge, eccetera, tropicale, eh? E c'è anche quello. Ah, non abbiamo citato la cosa che qui più mi preme: il canale di YouTube, dove tutte queste chiacchiere che io sto sbrodolando sono poi racchiuse in concreti video e canzoni. Quindi il nostro canale YouTube, che si chiama Canton Official, tutto attaccato. Entrate lì, ci sono 15 video, ma ci sono anche i video del Festival Bar, ci sono i video di allora, e poi tutti qui i video delle nuove produzioni. Che poi comunque per me è stato un piacere, insomma, il vostro ritorno, perché io ho detto no, i Canton, allora ho detto devo cercare di contattarli, poi ovviamente non è semplice perché ovviamente insomma penso che i messaggi che vi arrivano sono anche tanti, allora ho partecipato a questo contest per avere questi dischi, e poi vi ho seguito anche un attimino anche con le vostre date, prima del Covid, anche alcuni live che avete iniziato a fare. Sì. Tanto vi ho scritto, ma in Toscana venite, in Ah, Toscana. sì, mi ricordo. Allora, poi è arrivato il Covid, è arrivato tutto e purtroppo, perché volevo venire a trovarvi, ovviamente, con Certo. i dischi in mano e fare una bella È foto certo. insieme. Poi è arrivato il Covid, insomma, non è stato possibile. Però questo regalo che mi ha dato stasera, per me è un regalo grandissimo, te lo Figurati, posso piacere assicurare. per me, grande piacere. Quando c'è gente che E apprezza il lavoro che fai, è sempre bellissimo, insomma, scambiarsi le opinioni e parlarsi, insomma. sì. E poi posso ringraziare Weiner, che è questo mio amico che ti ha contattato, ok? Che lui mi sta aiutando un attimino a riallacciare un po' i rapporti con qualcuno. Allora io posso ringraziare lui, insomma, che poi ci siamo io e te conosciuti direttamente, siamo qui. Veramente, grazie, grazie Marcello. Ma ora, visto che la situazione Covid sembra si sta un po' sistemando e tutto, il futuro dei Canton. Non lo so, non lo so. Adesso c'è un nuovo pezzo in produzione. Purtroppo io mi sono scontrato con una realtà che non pensavo di trovare, nel senso che pensa che abbiamo quasi 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. 10 milioni, non sono bazzecole, Cioè, non però è uno. abbiamo mandato nelle classifiche della MEI e nelle classifiche indipendenti più importanti italiane, abbiamo mandato nei top 10 o nei top 20 quasi tutti gli ultimi pezzi che abbiamo fatto uscire, e quindi altissimi, altissimi numeri, eccetera. E io pensavo, nella mia testolina ingenua, nonostante tanti anni di esperienza, che dopo tanti numeri uno o top 10 o quello che sia, nelle classifiche indipendenti, si aprissero le porte dei grandi network, hai capito? Perché dice, cazzo, questa è una realtà che sta funzionando, sta andando bene, i pezzi piacciono alla gente, c'è
c'era anche questa storia del ritorno del gruppo degli anni 80, eccetera, eccetera. Sì, certo. E io pensavo che prima o poi, insomma, hai capito, i network ci avrebbero accolti, perlomeno per far passare i dischi. Invece i network sono assolutamente proibiti, chiusi e vietati a chiunque non abbia un contratto di edizioni con uno degli editori che lavora con loro, e veramente nemmeno Albertino può permettersi di mettere dei dischi che magari gli arrivano e gli piacciono se non sono in contratto. Una volta l'ho sentito io personalmente in radio dicendo: vi faccio sentire solo 30 secondi di questo pezzo perché a me è bellissimo, però di più non vi posso fare sentire. Ah, ma senti. Capito? Me lo immaginavo, Perfino comunque. loro, hai capito? Perfino loro che sono i proprietari. Allora erano i proprietari. Pensa a te, pensa a te. Sono vincolati tutti ormai a queste edizioni, a queste cose. Io ho due uffici stampa molto importanti con i quali ho lavorato e sto lavorando per queste cose, e loro si occupano di mandare tutte le biografie, le cose, i dischi alle radio, gli anteprima, gli MP3, quello che serve, eccetera. E poi mi fanno dei report mensili su quelle che sono le radio che sì che ti passano, quelle che non ti hanno passato, eccetera, eccetera, le classifiche settimanali, questo o quell'altro, quando c'è il singolo fuori. E i grandi network rispondono sempre no per motivi editoriali. Hai capito? Non ti dicono no perché il pezzo non è adatto, non ci piace, non è in target, e cazzo ne so io, qualsiasi cosa. Proprio loro ti dicono chiaramente no per motivi editoriali. Nel senso, il pezzo ti piace. E questo dispiace veramente. Certo, allora sto qua a fare delle cose che poi vengono anche apprezzate, mi vengono riconosciute, che sono molto belle dai critici a cui le mando, dai DJ a cui le mando, hai capito? E poi dopo sai che per motivo puramente di non avere il contatto, il contratto giusto con la persona giusta, niente, i pezzi non passano. E allora, sai, dopo un po', poi ci è messo anche il Covid, vabbè. Adesso io voglio chiudere questo progetto 1 su 3, come era stato previsto, mancano ancora 3 pezzi, perché voglio farlo uscire completo, voglio prendermi la soddisfazione di stampare i CD, eccetera, eccetera. E dopo vedremo. Concerti sì, ci sono in programma, se ci sono le possibilità, ma anche lì la gente adesso guarda: o sei una super 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 superstar o vogliono la cover band. Le cover band volano, hai capito? E se no devi essere veramente una star grossa. È una cosa, mi piace veramente, una cosa che è originale, però non una star, non la vogliono, piuttosto preferiscono l'imitazione. Capito? Ecco, la tribute band addirittura, che sono quelli che fanno solo i concerti copiando pari pari anche le mosse, le cose per me sono pietosi, però non so cosa ti dico, se la gente piace queste cose qua, io fino a quel punto lì non ci arrivo. Dai, vabbè, dai, Marcello, prendiamo un positivo, dai, sicuramente vi troveremo su un palco gigantesco con migliaia di persone, dai, a applaudire e canto, perché vi meritate tutto quello che avete fatto, ma soprattutto quello che state facendo in questo momento, soprattutto te, Marcello, insomma, che ti vedo sempre sul pezzo, insomma, sicuramente, ecco, dai, Grazie. usciranno cose molto, ma molto belle. Dai, Marcello, che facciamo? Salutiamo i nostri ascoltatori? Salutiamo tutti, ringraziamo, chiedo venia per queste lunghissime miei interventi, perché io te l'ho detto prima, che quando parto io poi dopo mi viene da raccontare tutto e non mi fermo più, quindi. Io sono contento di ascoltarti, eh? Okay. Il mio obiettivo è ascoltare gli altri e percepire tante sensazioni, tante motivazioni, tanti aneddoti che è per me il pane quotidiano, per la mia passione. Bene, bene, sono contento. Bene. E allora, niente, io ti ringrazio molto per avermi contattato, per avermi fatto questo bel collegamento, che alla fine poi è andato bene, hai visto? Non si è più interrotto. Perfetto, perfetto, è andato benissimo.
Marcello, ok. E niente, un saluto a te e a tutti quelli che ci si seguono. Ricordo ancora che tutte le nostre cose dei Canton le trovate sul le trovate dappertutto, da Spotify a iTunes Music, dappertutto, però il canale YouTube avete tutti i video con tutte Poi lo le metterò anche sotto il video nostro, lo Canton metterò Official. almeno. Canton Ok. Official, il nostro canale YouTube, lì c'è tutto. Bene, bene Marcello. Io vi aspetto tutte la prossima puntata con tanti ospiti e tante curiosità. Un grosso abbraccio da Massimo e da Marcello. Ciao a tutti. Grazie, ciao. Ciao. Voi non vi disturberò, i giornali consumati sparsi sul comò, nei vostri sogni complicati siete immersi già, tra poco il suono della sveglia vi sorprenderà, le lenzuola accolgono già tutti tranne me, ma che rumore insolito nei passi sul pavè, le strade che si allargano, c'è un gatto sulla via, lui cerca amore, cibo, io coltivo una mania. Sonnambulismo è una parola che mi meraviglierà, ma quante cose questa notte strana mi rivelerà. Sonnambulismo è il desiderio di sfuggire ad un cliché, sereno, allegro, malinconico, cammino senza te. Sorridendo le vetrine e le reclame e percorro zigzagando le corse dei tram, mi metto a indovinare il sole dove sorgerà, c'è tanto tempo per pensare quanta libertà. Sonnambulismo per fuggire alla cattiva compagnia, equilibrismo tra le strade sempre piene di follia. Sonnambulismo è una finestra che non si illuminerà, sonnambulismo è un telefono che non risponderà. Sonnambulismo è una parola che vi meraviglierà, ma quante cose questa notte strana mi rivelerà. Sonnambulismo è il desiderio di sfuggire ad un cliché, sereno, allegro, malinconico, cammino senza te. Sonnambulismo per fuggire alla cattiva compagnia, equilibrismo tra le strade sempre piene di follia. Sonnambulismo è una finestra che non si illuminerà, sonnambulismo è un telefono che non risponderà.
esplosiva e coinvolge tutti, non ci sono dubbi, è sicuramente Stay With Me dei Cantos. Tradito,
so che non sono stato quello che hai sperato. Sono stato duro, muro contro muro. L'ho dimenticato quanto mi hai amato. Non un tradirò, giuro ci sarò. Non deluderò, non mi sbaglierò. Ci sarò per te, soffrirò per te. Io vivrò di te, piangerò con te. Resto qui con mezz'anima, fermo qui ad un passo da te. Io per te sono debole e fragile, irragionevole. Sento che non ti raggiungerò. Non c'è, non si guarisce dal vuoto di te. Sono qui per dirti che non sopporto più nemmeno me senza te. Don't you.
Tú eres mala, mala, mala eres. Y a mí me gusta como tú eres. Dime, mami, ¿qué es lo que tú quieres? Disfrutemos de todos los placeres, baby. Universo que si piega, el espacio a tiempo trema. Se pasi tú, se arrivi tú. L'universo che si piega, a tu gusto si ricrea, si svela a me, da dentro te. Così, portami nell'estasi, baciami ma così.